Assessore Nandardita, in Consiglio Comunale le è stato chiesto esattamente dal consigliere Luciano Scalia di avere maggiore chiarezza sui lavori del contratto di quartiere di Piazza Dante. Mi sembra che dite tutti di essere insoddisfatti, quali sono le criticità? Guardi, noi abbiamo non solo ora che siamo quasi alla chiusura del contratto di quartiere o i lavori del contratto di quartiere, già qualche mese fa noi e io in particolare avevo chiesto sia al RUP ma anche al direttore dei lavori di verificare alcuni lavori che erano stati fatti, in particolare nella zona della chiesa di San Francesco, di piazza San Francesco. Abbiamo fatto un incontro proprio sia con la ditta e sia con tutti i tecnici competenti, compreso il nostro nuovo dirigente. Ci siamo resi conto che alcune opere non erano state fatte a regola d'arte, lo abbiamo scritto, io l'ho ribadito in una lettera che ho mandato al RUP. Ultimamente ho voluto rimarcare la cosa, e sto parlando di circa una settimana fa, con un'altra lettera che ho mandato al RUP, sto aspettando risposta. Ho chiesto, e questo lo posso anche ribadire, che lo ha chiesto anche il sindaco, perché volevano che ci consegnassimo la struttura abitativa che è stata realizzata per ultimo, la palazzina. Sì, la palazzina. Mi riferisco alla palazzina, e il sindaco non ha voluto neanche consegnarsi questa palazzina. Di conseguenza ci sono gli elementi per poter veramente dire la nostra. Noi abbiamo chiesto che i collaudatori facessero la loro parte, e penso che questo avverrà, perché noi non vogliamo che ci consegnano un'altra opera che ci porti poi di nuovo ad una situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo per la Villa Belvedere. Senta, Assessore Ardita, se noi andiamo a vedere le opere realizzate con i fondi europei, possiamo parlare di Villa Belvedere, possiamo parlare di Muro di Via Aquilia, possiamo parlare di Cittadella, di Pala Volcan, cioè è stato fatto tutto, vola tutto. Guardi, questi sono i nostri problemi che ci stiamo ritrovando e che invece non dovevamo ritrovarci. Noi dovevamo pensare a cose ex novo, no? Invece ci stiamo preoccupando, ci dobbiamo preoccupare per le cose che invece dovevano essere già realizzate. Cioè andare a recuperare tutto quello che è stato fatto un po' così. Insomma. È un dramma, mi creda, è un dramma. Non lo dico così tanto perché noi invece di occuparci di cose che noi volevamo portare avanti col nostro programma, ci dobbiamo preoccupare intanto di quelle che invece dovevano essere state fatte e realizzate già da tempo, e poi dobbiamo preoccuparci, perché dobbiamo farlo, abbiamo intenzione di farlo, di quello che è il nostro programma. Senta, ma il collaudo alla Villa Belvedere come è andata? Sta andando avanti, penso che sia, per quanto riguarda quello statico, è stato già depositato, si sta aspettando l'ultimo passaggio, penso che l'estate salta. Non le chiedo più una data, salta. Mi sono espresso, ormai è passato il 21 luglio purtroppo, e perciò di conseguenza andiamo oltre.